Il lambda calcolo è una famiglia di sistemi formali creati da Alonzo Church attorno agli anni 30 e successivamente estesi da molti altri. Questi sistemi hanno lo scopo di descrivere le funzioni calcolabili usando una sintassi il più semplice possibile. Sorprendentemente, essi non descrivono soltanto le funzioni calcolabili, ma, quando vengono equipaggiati con un sistema di tipi opportuno, essi mostrano un legame nascosto e profondo tra i sistemi logici e la nozione di calcolabilità. Questa lezione introdurrà il lambda calcolo puro. Il nostro obiettivo è illustrare gli aspetti generali della teoria senza addentrarci nei dettagli e derivare alcuni dei risultati fondamentali che andremo poi ad usare nel resto del corso. Nella maggior parte dei casi non andremo a dimostrare i risultati che enunceremo. Questo è fatto di proposito. Il contraltare della semplicità del sistema formale è che lo sviluppo tecnico necessario per dimostrare risultati è complesso e profondo. Questo sviluppo contiene numerose perle che danno una visione profonda su aspetti importanti della calcolabilità e che permettono anche di avere una visione alternativa di cosa sia la programmazione e che cosa si possa fare mediante un computer. Tuttavia, questi aspetti, per la maggior parte, sono al di fuori del contesto di questo corso. L'espressione di base su cui il lambda calcolo è fondato è il concetto di lambda termine. Fissiamo un insieme V di variabili che sia al contempo infinito e ricorsivo. Quindi, su di esso, un lambda termine è induttivamente definito come segue. Ogni variabile è un lambda termine e le variabili libere presenti in una variabile è l'insieme che contiene soltanto quella variabile. Se M ed N sono lambda termini, allora anche la scrittura aperta tonda M.N chiusa tonda, detto applicazione, è un lambda termine. E le sue variabili libere sono le variabili libere di M unite alle variabili libere di N. Se X è una variabile e M un lambda termine, allora anche la scrittura aperta tonda lambda x punto M chiusa tonda, detto astrazione, è un lambda termine e le sue variabili libere sono esattamente le variabili libere di M meno la x. L'insieme FV di M è chiamato insieme delle variabili libere in M. E le variabili che occorrono in M ma non siano in FV di M, essenzialmente quelle che giacciono sotto una lambda, sono dette essere legate. Ad esempio, lambda x di x è un lambda termine privo di variabili libere che rappresenta la funzione identica. L'idea di fondo del lambda calcolo è che le variabili rappresentano oggetti primitivi. Applicare un lambda termine F ad un oggetto X significa calcolare la funzione F nel punto X, mentre la scrittura lambda X di B significa che B è una espressione che dipende da X e che denota la regola di calcolo che consente di calcolare la funzione che prenda come argomento il valore di x. Come al solito,
oltre a pretendere che le variabili e i simboli usati nella definizione di lambda termine siano distinti, adottiamo anche un insieme di convenzioni per poter scrivere in maniera più agevole i lambda termini senza rinunciare alla precisione della loro sintassi. Le parentesi più esterne di una espressione che sia un lambda termine sono omesse. Una sequenza di astrazioni consecutive è raggruppata scrivendo le variabili separate da una virgola, come si può vedere nella slide. Scriviamo l'operazione di applicazione come se fosse un prodotto, quindi usualmente evitiamo di scrivere il punto. Infine, assumiamo come convenzione che l'applicazione associa a sinistra, quindi scriviamo XYZ al posto di XY applicato a Z. Chiameremo combinatori i lambda termini privi di variabili libere. I seguenti esempi di combinatori sono importanti e ricorrono spesso. Il combinatore I è definito come lambda x di x. Il combinatore K è definito come lambda xy di x. Il combinatore S è definito come lambda xyz di xz applicato a yz. Il combinatore omega è definito come lambda x di x applicato ad x, applicato a sua volta a lambda x di x applicato ad x. I lambda termini sono soggetti ad una operazione di sostituzione che sostituisce una variabile con un lambda termine all'interno di un altro lambda termine. Per ogni m ed n lambda termini e x variabile, m aperta quadra n sbarra x chiusa quadra è la sostituzione di x con n in m, definita per induzione sulla struttura del lambda termine m come. Sostituire x con n in x ha come risultato n. Sostituire x con n in y, dove y è una variabile differente da x, ha come risultato y. Sostituire x con n nell'applicazione PQ ha come risultato sostituire x con n in P e applicare tutto ciò alla sostituzione di x con n in Q. Sostituire x con n in lambda xp, dove la variabile astratta è esattamente x, ha come risultato lambda xp. Sostituire x con n in lambda yp, dove x è diverso da y, la variabile astratta, e y non appartiene alle variabili libere di n, ha come risultato lambda y applicato alla sostituzione di n al posto di x in p. Sostituire x con n in lambda yp quando x è diversa dalla variabile astratta e y appartiene alle variabili libere di n, implica scegliere una variabile nuova, cioè una variabile che non compaia tra le variabili libere di p e le variabili libere di n, e astrarre questa variabile z dalla rinominazione di p, in cui z sostituisce y, a cui si sostituisce n al posto di x.
è importante rilevare che nell'ultima clausola la variabile z, la variabile nuova, è sempre possibile che venga trovata, in quanto abbiamo a disposizione una quantità infinita di variabili. È anche opportuno sottolineare la similarità tra questa definizione di sostituzione e l'analoga definizione che abbiamo dato per le formule nel caso della logica classica, proposizionale e al primo ordine. Due lambda termini sono alfa equivalenti o alfa uguali con la scrittura m uguale alfa n quando essi sono scritti in modo identico, oppure m è l'applicazione pq e n è l'applicazione p'q', e P è alfa equivalente a P' e Q è alfa equivalente a Q'. Oppure anche M è l'astrazione lambda YP e N è l'astrazione lambda XP' e P è alfa equivalente a P'. Oppure, infine, M è l'astrazione lambda xp e n è l'astrazione lambda yp con y al posto di x. Quindi, al di là dell'aspetto della definizione formale, due lambda termini sono alfa equivalenti quando essi differiscono soltanto per il nome delle variabili legate. È immediato verificare che l'alfa equivalenza è una relazione di equivalenza, ovvero riflessiva, simmetrica e transitiva, ma essa è anche una congruenza rispetto alla sostituzione, ovvero se m è alfa equivalente ad m' ed n è alfa equivalente ad n', allora m, in cui n sostituisce x, è alfa equivalente a m', in cui n' sostituisce x. La relazione binaria tra lambda termini scritta nella slide, che si legge come m beta riduce a n in un passo, vale se e solamente se m, il lambda termine a sinistra della relazione, si può scrivere come m', in cui una variabile è sostituita da un'astrazione seguita da un'applicazione, e al contempo il termine a destra della relazione n coincide con il medesimo lambda termine m', in cui al posto di z viene sostituito p, in cui q sostituisce x. Questa nozione di riduzione in un passo può essere estesa a più passi. Diciamo che m beta riduce n, con la notazione che potete vedere nella slide, quando esiste una sequenza finita p1 pn tale per cui il primo elemento, P1, coincida con M e l'ultimo elemento, Pn, coincida con N, e per ogni elemento intermedio, da un elemento il successivo deriva per beta riduzione in un passo. Nel lambda calcolo la computazione è effettuata dalla beta riduzione. Al di là degli aspetti rigidamente formali della definizione, il senso intuitivo è questo. Se noi consideriamo il lambda termine lambda xp applicato a q, la parte lambda xp rappresenta l'espressione p intesa come una funzione il cui argomento è x, e applicare questa funzione a q
significa dire valutare questa funzione andando a sostituire ad x il valore q. Ed infatti la beta riduzione in un passo nella parte destra della relazione va a sostituire q al posto di x in p. Dato che un termine di questo tipo, lambda xp applicato a q, può comparire come sottotermine di un termine più complesso, la nozione di beta riduzione in un passo garantisce che una riduzione possa essere effettuata anche su un sottotermine, purché il risultato sia coerente, cioè andando a sostituire il sottotermine da ridursi con quello ridotto. Un termine n è detto in forma beta normale quando esso non contiene nessun sottotermine della forma lambda xp applicato a q, quindi quando sostanzialmente non contiene nessun termine che possa essere ridotto mediante la regola di beta riduzione. Rispetto alla computazione, i lambda termini in forma beta normale rappresentano i valori, gli oggetti che non possono essere ulteriormente computati. Una proprietà estremamente importante del lambda calcolo, nota come confluenza, è rappresentata dal teorema di Church-Rosser. Esso afferma che se un lambda termine m può ridurre al lambda termine p oppure al lambda termine q, allora esiste un lambda termine r tale per cui p beta riduce ad r e q beta riduce ad r. In sostanza, se noi prendiamo una riduzione da m in p e una riduzione da m in q, noi possiamo trovare due riduzioni che fanno in modo di raggiungere comunque lo stesso elemento, r. Come corollario otteniamo che se un lambda termine riduce ad una forma normale, allora questa forma normale è unica a meno di alfa equivalenze. Il teorema di Church-Rosser e il suo corollario affermano, rispetto al fatto che il lambda calcolo sia un sistema di computazione, che la computazione effettuata dalla beta riduzione, sebbene non deterministica, permette di raggiungere un risultato che, quando esiste, è univocamente determinato. Due lambda termini sono detti essere beta equivalenti, P beta equivale a Q, quando c'è una sequenza finita R1-Rn, tali per cui il primo elemento della sequenza R1 è P e l'ultimo elemento della sequenza Rn è Q, e ogni elemento intermedio beta riduce al successivo oppure il successivo riduce all'elemento oppure i due elementi sono alfa equivalenti. Al di là della complessità formale della definizione, l'idea fondamentalmente è che due lambda termini P e Q sono beta equivalenti quando esiste una qualche computazione che può trasformare uno nell'altro, oppure quando esistono degli elementi intermedi che possono essere trasformati uno nell'altro mediante computazioni e sono essenzialmente uguali, quindi uguali a meno del nome degli argomenti delle funzioni. Un teorema molto importante del lambda calcolo è il teorema di punto fisso. Esiste un combinatore y tale che y applicato ad x è beta equivalente a x
applicato a YX. La dimostrazione è sorprendentemente semplice, ma criptica. Se noi definiamo un combinatore lambda X di X applicato a UX e lo chiamiamo U, allora definiamo Y come U applicato a se stesso. Come potete vedere nella slide, con alcuni semplici conti risulta esattamente la proprietà di punto fisso. Il teorema di punto fisso ha parecchie dimostrazioni. La dimostrazione che noi abbiamo presentato è una delle prime ed è dovuta ad Alan Turing. Il teorema di punto fisso afferma che ogni lambda termine, quando è pensato come una funzione, o ancor meglio come una trasformazione, ha un punto fisso che può essere effettivamente calcolato dal combinatore Y. Il punto fisso di una trasformazione è un elemento il quale trasformato è uguale all'elemento stesso. L'interesse del lambda calcolo è dato dal fatto delle funzioni che esso è in grado di rappresentare. In particolare, per ogni numero n, il numerale di Church n è un lambda termine induttivamente definito come segue. Il numerale di 0, che rappresenta 0, è definito come il lambda termine lambda xy di y. Il numerale di n più 1 è definito come il lambda termine lambda xy di x applicato al numerale di y applicato ad xy. L'idea di fondo è che i numerali rappresentano i numeri naturali all'interno del lambda calcolo, che quindi risultano codificabili. Sia f una funzione a k argomenti dai naturali nei naturali. Immaginiamo anche che sia una funzione potenzialmente parziale, quindi non necessariamente definita per tutte le k n-ople di naturali. Un lambda termine f grande è detto rappresentare la funzione f piccolo esattamente quando, per ogni n1 nk numeri naturali, se f di n1 nk è uguale ad m, allora il lambda termine f applicato al numerale di n1 applicato al numerale di nk in sequenza è uguale, anzi è beta equivalente al numerale di m. Per ogni n1nk naturali, se f di n1nk non ha alcun valore, essendo una funzione parziale è possibile che non sia definita in tutti i punti, e in particolare presupponiamo che non sia definita nel punto n1nk, allora f grande applicato al numerale di n1 applicato al numerale di nk esattamente in questa sequenza non ha alcuna forma beta normale. Il risultato centrale e forse più importante dello studio del lambda calcolo puro è che ogni funzione calcolabile può essere rappresentata nel lambda calcolo. Quindi ogni linguaggio di programmazione può essere simulato nel lambda calcolo. La dimostrazione del teorema è molto complessa e trascende di molto gli obiettivi di questo corso. Pertanto la ometteremo, ma andremo a mostrare nelle slide nel seguito alcuni esempi per giustificarne il senso. La funzione successore sui numeri naturali, che calcola n più 1 dato n, è rappresentata dal lambda termine
lambda xsz di s xsz. Analogamente, la somma e la moltiplicazione dei naturali sono rappresentati dai lambda termini scritti nella slide, così come anche l'esponenziazione. In apparenza, questi lambda termini sembrano casuali, sembrano magici, sembra non esserci alcuna motivazione per cui quel particolare lambda termine debba calcolare esattamente la funzione che noi stiamo enunciando calcolare. In realtà non spiegheremo adesso, ma nella lezione successiva, come sia possibile sintetizzare questi lambda termini a partire dalla definizione dei numeri naturali. I valori booleani, vero e falso, sono rappresentati in lambda calcolo rispettivamente da lambda xy e lambda xyx. Quindi l'espressione if x then y else z può essere rappresentata da lambda xyz di x zy. Per convincerci che questo è effettivamente corretto, in realtà è sufficiente fare i conti. Se noi prendiamo l'espressione if falso then a else b e riscriviamo questa espressione esplicitandola come lambda termini, alcune brevi e semplici beta riduzioni ci consentono di dire che questo lambda termine if falso then a else b necessariamente è beta equivalente a b. D'altro canto, if true then a else b è beta equivalente ad a, come alcune semplici riduzioni ci permettono di dedurre. Queste riduzioni sono illustrate in dettaglio nella slide.